Prosegue il rapporto di collaborazione tra il Comune Nissen e l'Istituto Tecnico, Economico e Tecnologico Rapisardi da Vinci di Caltanissetta. Nei giorni scorsi, infatti, è stato siglato il protocollo d'intesa per confermare ancora una volta la disponibilità tra le parti nell'avviare dei percorsi per le competenze trasversali e orientamento per i ragazzi della scuola, coinvolgendoli all'interno di progetti e attività promossi dal Comune. Questo protocollo si rivolge in particolare agli studenti dell'indirizzo turismo. La collaborazione con il Comune di Caltanissetta è una collaborazione che risale, diciamo, da tanti anni, perché storicamente questo istituto ha sempre, diciamo, portato avanti le iniziative di alternanza scuola-lavoro prima, PCTO adesso, in collaborazione sia con gli enti che con le associazioni di categoria, con le aziende presenti nel territorio. Questo protocollo d'intesa è stato rinnovato ed è stato fortemente voluto, proprio, diciamo, è caratterizzato prevalentemente, è indirizzato all'esperienza di PCTO dei nostri studenti dell'indirizzo turismo. In particolare, l'assessore Giammusso, con il quale abbiamo avuto, diciamo, dei contatti proprio che ci hanno portato poi alla stesura, diciamo, di questa convenzione, ha ritenuto opportuno avvalersi della professionalità dei nostri studenti per avviare proprio un rapporto, cioè, di continuità, che potesse, diciamo, dare agli studenti una formazione, una formazione in campo, quindi un'esperienza adeguata per poter promuovere, cioè per poter stare al fianco anche dell'amministrazione per promuovere il turismo nella nostra città. Il protocollo naturalmente è esteso anche alla possibilità per tutti, cioè gli studenti di tutti gli altri indirizzi, come è avvenuto anche nel passato, perché ricordo che noi abbiamo degli indirizzi come CAT, Costruzione, Ambiente e Territorio, la FM, cioè sono tutti indirizzi di un istituto informatica e telecomunicazioni, sono tutti indirizzi naturalmente che si prestano, cioè che sono al servizio, cioè della città, al servizio del territorio e al servizio della pubblica amministrazione.